ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi ragazzi, analisi più pagelle di Milan Juve 0-0. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight, il mio personale di Instagram e il sito internet www.cmilaninside.com. Allora ragazzi, è stata una partita un po' bruttina, dove alla fine la paura di perdere ha prevalso sulla voglia di vincere. Un pareggio che forse fa più contenta la Juve, che non perde più di tanto terreno diciamo dal quarto posto, che un po' preclude la corsa scudetto per noi. Tutto dipenderà dalla partita prossima, dal derby, perché inevitabilmente, se non dovessimo vincere, qualsiasi risultato diverso dalla vittoria chiuderebbe ogni discorso, anche perché con distacco attuale di 4 punti e la partita da recuperare dell'Inter, quindi potenzialmente 7 punti di distacco. È vero che la stagione è ancora lunga, è vero che loro sono ancora impegnati in Champions, è vero tutto, però diventerebbe molto proibitivo la questione. Detto questo, dobbiamo stare un attimino attenti, dobbiamo riconnetterci, perché il quarto posto è fondamentale, non possiamo rischiare di uscire fuori dalle prime quattro posizioni. Detto questo, un risultato dove alla fine dei conti la Juve, ripeto, alla Juve va bene, non ha fatto granché, a dire la verità non ha fatto nulla in fase offensiva, non ha tirato nemmeno una porta in porta. Noi qualcosina l'abbiamo creata e qualche volta per imprecisione, altre volte per scelte sbagliate, non siamo riusciti a segnare, pur creando potenzialmente, facendo di più, facendo qualche tiro di più, però insomma, niente di particolare, bisogna essere sinceri. Passiamo ai voti, diamo i numeri. Maignan, voto 6. Praticamente inoperoso, deve solo smanacciare su un paio di calcio d'angoli. Si vede di più in fase di impostazione, dove prova ad accelerare la manovra in un paio di volte, permette anche delle belle uscite dal pressing alto della Juve. Nulla di più da segnalare, insomma, voto sì. Calabria voto 6 e mezzo, sono molto contento perché rientrava da titolare dopo l'infortunio, dopo il Covid. Molto 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 bene dalla parte sua, McKennie, Dybala quando si spostava raramente di là, ma anche poi Bernardeschi non hanno sfondato. Molto bene, Davide. Calulu voto 6. Diciamo, il fatto che venisse visto davanti nelle gerarchie rispetto a Gabbia si sapeva, ieri è arrivata la conferma. Si capisce anche perché è un po' più preciso, un po' più affidabile rispetto a Matteo in questo momento. Ci sarà ancora lui anche nel derby, perché ieri Mister Pioli ha detto che Tomori non dovrebbe recuperare per la partita clou della stagione, e quindi fiducia a Pierre, per il quale si sta parlando anche del rinnovo. Voto 6 per lui. Romagnoli voto 6 e mezzo.
un discorso molto analogo, molto simile a quello fatto per Calabria, rientrava dal Covid, non era facile, preciso, puntuale. Ormai ho perso le speranze per quanto riguarda la fase di impostazione, dove o fa il suo passaggio elementare a sinistra verso te o praticamente sbagli il passaggio, però quello che deve fare un difensore è difendere, lo fa bene, 6 e mezzo. Teo voto 6, forse un po' frenato dalla questione dell'ammonizione, dalla diffida, non osa più di tanto, anche se difatti il tiro più pericoloso, a parte quello di Leao del primo tempo, arriva da una sua sgroppata. Alla fine dei conti il tiro è centrale, però poteva essere un po' beffardo perché era radente, rimbalzava, poteva mettere in difficoltà Szczęsny. Peccato che peccato che non si tramuti in gol. Alla fine, nella seconda sgroppata della sua partita, ha un pallone da mettere per Krunic barra Benasero, lo mette male, l'occasione sfuma. Peccato. Comunque voto 6. Tonali voto 6 e mezzo. Molto bene Sandro, una partita dove praticamente una partita dove il gioco si è concentrato maggiormente a centrocampo con scontri, falli, contrasti, lui domina, vince nettamente lo scontro con Locatelli, ma insomma ad oggi non si rimpiange minimamente Locatelli, preferisco 10.000 volte Tonali, 6 e mezzo per lui. Krunic voto 6, su Krunic spesso mi ripeto, ma purtroppo questo è, non brillerà mai, però non sarà mai nemmeno il peggiore in campo. Paradossalmente ieri fa meglio da mediano che da trequartista, ma questo si sa, non ha la qualità per fare il trequartista. Da mediano recupera parecchi palloni, il fisico un po' lo aiuta ad emergere. Va bene, è complesso, non ci si può aspettare di più in fase qualitativa, in fase offensiva, va bene, questo è voto 6. Messias. Dispiace, ma 5. Non è imbroccata mezza ieri. Non ha saltato una volta Alexandro. Spesso è stato isolato nell'uno contro uno. Nel primo tempo, addirittura una volta Cocchiellini torna indietro invece di puntarlo. Non arriva mai. Non arriva mai a tirare. Non ha reso ieri. Dispiace. Però la nuda e cruda verità, si prende anche una munizione un po' sciocca. Niente, poteva essere la mossa che poteva essere la mossa che sparigliamo un po' la partita, tipo un po' come aveva fatto contro la Roma, però purtroppo questa volta non ha avuto gli stessi frutti. Diaz, voto, sono un po' combattuto tra il 5,5 e il 6, gli do a questo punto un 6 in meno di media, l'ho visto un po' più pimpante, però manca sempre quel qualcosa, quel quid rispetto all'inizio campionato dove faceva veramente la differenza. Ad oggi cominciano ad arrivare anche i primi dubbi sulla questione del riscatto, messo un po' in dubbio dall'ultimo periodo negativo. Speriamo che magari possa, anche se non è più una questione di condizione, perché da Covid, insomma, ormai è passato parecchio tempo. Vediamo dopo la sosta, magari speriamo possa tornare un po' più decisivo. Leao voto 6 e mezzo, è l'unico che ci prova veramente lì davanti. In questo momento sembra un po' la manovra offensiva sembra un po' affidata. Sembra un po' impostata sul palla Leao e speriamo che tiri o dribbli o crossi o assista, insomma. Va via quando punta De Sciglio, prova un paio di tiri, il secondo un po' più ciabattato, il primo era un po' più pericoloso nel primo tempo.
Poi purtroppo non sarà sempre sostituito perché i suoi continui scatti non lo porteranno mai a terminare la partita. 6 e mezzo per lui. Ibra, voto 6 quasi d'ufficio, esce per infortunio, un infortunio che pare essere a tendine d'Achille. Speriamo non sia nulla di grave, ma pare possa essere compromettente per il prosieguo non solo della stagione, ma forse. Mi ricordo che Beckham, quando ebbe il problema a tendine d'Achille, finì e la stagione, ma ne ebbe per 6, 7, 8 mesi. Potrebbe compromettere anche il resto della carriera di Ibra. Andiamo ai subentrati. Florenzi voto 6. Avere Florenzi come riserva di Calabria è diciamo, una fascia destra, un ruolo veramente di lusso, ben coperto. Entra, non si vede la differenza con Calabria, voto 6. Bennacer, voto 6, 6 più per lui. Entra con un buon piglio, si sapeva non aveva i 90 minuti, prova a dare un po' più di fosforo rispetto a Krunic, un po' più di tecnica, un po' più di lineamenti. È stato un cambio che diciamo, ha parato l'entrata della Juve con Arthur. Nel senso, la Juve con Arthur aveva trovato un po' più geometria, un po' più possesso palla, Bennacer è servito come opposizione al brasiliano. Saelemaekers, voto 6 più anche per lui. Entra con il giusto piglio, sinceramente. Riesce anche a scombinare, a saltare, poi a volte si incaponisce. In due occasioni, una volta sulla destra, una volta sulla sinistra nel secondo tempo. La prima volta si incaponisce a fare destra, sinistra e perde il tempo per corsare. La seconda volta riescono i dribbling, ma decide di tirare spedendo in falla laterale invece di passare in mezzo. Rebic, voto 6. Di fiducia, mettiamola così, speravo tanto che entrasse e la decidesse contro la sua vittima preferita in Italia. È ancora lontano dal Rebic che conosciamo. In questo momento Leao gli è nettamente avanti. Speriamo possa recuperare perché servirà tanto. Giroud 5 e mezzo. Mi dispiace, ma non per altro perché in un paio di scelte le ha completamente cannate. Non sarà mai stilisticamente bello, non sarà mai esteticamente piacevole, può essere solo, diciamo, estremamente pratico, però nel secondo tempo quel pallone è inspiegabile come decida di metterlo in mezzo piuttosto che cercare la conclusione. Questo è quanto per quanto riguarda il mister, gli do un 6 meno dettato dal fatto che il cambio effettuato Bennacer per Diaz e poi di far uscire Leao invece di Krunic, magari per Rebic, e provare a vincerle sono testimonianze del fatto che ha pensato più a non perderla che a vincere. Questa è la pagella di più. Questo è quanto. Migliore in campo io glielo do a Tonali, peggiore in campo Messias, purtroppo questo è quanto. Io vi ringrazio ragazzi, vi ricordo gentilmente il like, iscrizione, campanellina, tutti i profili social in descrizione, il sito internet. Vi ringrazio, appuntamenti ai prossimi impegni di Milan Inside dappertutto e vi ringrazio sempre, forza Milan.